Quando ricordare diventa un obbligo morale e sociale, perfino il dolore della coscienza che vorrebbe mettere a tacere l'orrore del vissuto personale viene accantonato in un processo di sovversione del meccanismo di rimozione del trauma che la psiche umana mette in atto come autodifesa. È così per i sopravvissuti alla Shoah, per i quali la memoria della strage, seppur dolorosa, va contro ogni logica mentale in un allenamento costante e continuo a reiterare nel racconto l'orrore, partecipandolo al mondo affinché chi non c'era se ne faccia testimone silente per non dimenticare. Anche il comune di Pescara ha voluto ricordare le vittime della Shoah nel giorno della memoria, con un consiglio comunale straordinario per il conferimento della cittadinanza onoraria a Lisa Billig Palmieri, giornalista vaticanista e rappresentante in Italia e presso la Santa Sede dell'American Jewish Committee. Nata a Vienna, da una famiglia ebrea, Lisa Billig emigrò a New York dopo l'annessione dell'Austria alla Germania nazista nel 1938. Nel 1961 il ritorno a Roma e da allora l'impegno a ricordare l'orrore dello sterminio. Marcello Antonelli, presidente del Consiglio Comunale di Pescara, cosa significa oggi ricordare? Significa assolutamente conservare la memoria di quella tragedia chiamata Shoah, che noi non solo simbolicamente abbiamo voluto sottolineare con il conferimento della cittadinanza onoraria a Lisa Billig, che è la rappresentante della comunità ebraica americana presso il Vaticano, amica di Pescara con cui collaboriamo già da diversi anni nella giornata della cultura ebraica in Europa, e riteniamo doveroso da questo punto di vista aver coinvolto l'intera comunità. Ringrazio davvero sia il sindaco che l'intero consiglio comunale che all'unanimità hanno voluto conferire la cittadinanza onoraria. È un passaggio non solo simbolico dal mio punto di vista, perché significa davvero che la città di Pescara serba questa memoria, soprattutto in un'ottica futura, dico io, guardare al futuro affinché queste tragedie non si ripetano. Mi dispiace solo che le misure di contenimento del Covid hanno impedito la partecipazione degli studenti, dei ragazzi, dei giovani a cui questi eventi sono particolarmente dedicati. Il programma della giornata è andato avanti con la deposizione di una corona d'alloro davanti alla lapide dedicata alle vittime della Shoah in Piazza Italia e poi con la tavola rotonda dal titolo Seminare conoscenza per raccogliere memoria, moderata dall'avvocato Federico Gentilini dell'amicizia ebraico-cristiana Educals. Il percorso avviato sin dal 2019 con la prima adesione del comune di Pescara alla giornata europea della cultura ebraica, primo comune in tutta la storia d'Abruzzo ad aderire a questo importante evento internazionale. È un ponte verso il futuro che trae energie e ragioni sempre nuove verso il passato. Non a caso l'evento di oggi vede in controluce il protagonismo dell'infanzia, dei bambini, il Museo della Memoria Giocosa, il pediatra David Korn. Quello che è successo a Campiglio Marittimo, vicino Livorno, questa aggressione a un bambino è un terribile monito su come la memoria, se dimenticata, pregiudica le ragioni del futuro. Tra gli interventi della tavola rotonda anche quello di Edith Brooke, sopravvissuta alla Shoah e autrice del libro Il pane perduto, vincitore del premio Strega Giovani 2021, in cui racconta la storia della deportazione della sua famiglia ad Auschwitz, in cui persero la vita madre, padre e fratello. E poi la testimonianza di David Korn, pediatra del Gemelli di Roma, che ha raccontato la storia della sua famiglia e di come suo padre fu salvato dalla deportazione nei campi di concentramento grazie al coraggio di una donna abruzzese. E io e i miei fratelli siamo figli dei sopravvissuti alla Shoah e grazie in realtà al cuore e al coraggio degli abruzzesi. Lo stesso mio papà, sua sorella, all'epoca poco più grande di lui, mio papà aveva un anno, sua sorella e 6 anni, e i loro genitori ed oltre 10 persone insieme a loro sono stati nascosti dopo l'8 settembre fino alla liberazione in una casa di una signora abruzzese, una maestra di scuola, si chiamava la signora Piccinini. La signora ha rischiato la sua vita in realtà per salvare dei perfetti sconosciuti. Le persone che agiscono con coraggio, come la persona che ha salvato la nostra famiglia, la signora Piccinini, non hanno pensato, come molti, di essere eroi, hanno pensato semplicemente di fare la cosa giusta. E questo perché esiste un'area del cervello che ci dice cosa fare e cosa non fare. Quest'anno noi vogliamo parlare della memoria. Non è una questione differente dalla paura, dai valori fondamentali, dall'organo della amigdala, perché in realtà noi dobbiamo imparare e dobbiamo poter ricordare quali sono i nostri valori. Se non abbiamo la capacità di ricordare, in realtà non abbiamo la possibilità di compiere nessuna delle azioni. E la Shoah per molti versi non era
inevitabili. E in tante occasioni dove la macchina della furia nazista è stata bloccata proprio dall'azione individuale dei singoli che hanno agito al di là della loro paura, ricordando quali erano i valori fondamentali degli esseri umani. Oggi quindi vogliamo parlare del ruolo della memoria. La memoria è una funzione sorprendente, comune a tutti gli esseri viventi. Questo vuol dire in realtà che ha una funzione per la sopravvivenza. Senza memoria, diceva Primo Levi, non c'è futuro. E senza memoria noi possiamo essere certi che sia impossibile sopravvivere su questo pianeta. Non ci sarebbe vita sulla Terra. La memoria ci serve per fare tutta una serie di elementi fondamentali, ma soprattutto per scegliere. Perché sulla base della memoria, sulla scorta di quello che ci hanno insegnato, che abbiamo preso, che abbiamo imparato e abbiamo visto, possiamo scegliere quali azioni compiere, quindi da quale parte metterci. Elie Wiesel diceva che i carnefici nella realtà sono pochi, ma gli indifferenti che lavorano a favore dei carnefici sono dappertutto, intorno a noi. E forse, aggiungerei io, anche dentro di noi. Nessuno può escludere la propria indifferenza di fronte ad altre tragedie. Dobbiamo sempre ricordarci che anche noi siamo in pericolo se non ricordiamo.